Hola, io sono Marcus Cron e signore e signori, bentornati nella Project Zone. Nell'ultima puntata siamo andati a mettere un piccolo, devo essere sincero, un piccolo, modesto mob spawner qui dentro, dentro al nostro dirigibile, che presto diventerà una sorta di cosa volante super figa, ma molto presto, cioè non troppo presto. E qui, come potete vedere, stiamo operando. L'unica cosa è che sto stronza devi andarci manualmente, però fortunatamente sembra stoccarsi gli oggetti. Qui dentro stiamo facendo i cubi degli oggetti interessanti e qui dentro ci finiscono le cose. Non so perché c'è finito questo che non l'ha preso, forse inizia a essere molto, molto lento. Stavo dando un'occhiata all'altro libro delle quest perché un ragazzotto mi ha detto che su Reddit o su che cazzo ne so, il creatore della mod ha detto che era fattibile prendersi i reward di entrambi i book e volevo dare un'occhiata, però non li ho presi. Di qua ho fatto quello che dovevo fare da tanto tempo, ovvero lo spacchettamento epico delle Legendary Loot Bag, che vanno a finire qui dentro, e poi grazie a un filtro fantastico che è il mod Item Filter va a finire dentro le loot recycle tutta la roba dell'artifact, quindi la roba che oggettivamente ce n'è più pancazzo. Abbiamo la Specter Iron, abbiamo il Change Cube, abbiamo l'Ender, l'Ossidiana, un sacco di ferro, qualche cosina interessante, però per il resto non mi sembra di trovare cose wow. Abbiamo il Black Lotus, che questo è molto buono se devo essere sincero. Noi queste cose le possiamo riprendere ed effettivamente potrei farlo con una maniera un pochino più automatica. Item Duct, no, sto cercando i Conduit, eccoci qui. Ne prendiamo un pochettino, mettiamo dentro l'Ender Chest. Lo so che qui è tutto un po' sbarazzino, ma non abbiatemene. Oppela ed oppela. A meno che io non voglia fare una cosa zozza, ovvero fargli fare così. Aspettate, facciamo una cosa zozzissima. Questi li stacchiamo, ovviamente. Togliti, stronzo, se no è un cazzo è tutt'uno. Poi passiamo per di qua. Vediamo se c'è un altro compactor. Forse questo qui potrebbe andare bene lo stesso, eh? Potrebbe funzionare lo stesso. Vediamo un poco. Se è il compacting, io gli dico inserisci dentro queste. Vediamo. Non funziona. Vediamo. No, l'ha bloccato. Bastardo. O forse quello lì fa 3x3. Il compactor, non mi ricordo. Compactor, come si fa? Si fa così, quindi è pure abbastanza facile. Andiamo a farlo al volo prima di addentrarci in questa puntata, dove voglio andare avanti nelle quest. Ecco perché stavo con il quest book in mano. Voglio andare avanti nelle quest, però prima bisogna sistemare le cose che il vostro MK fa. Intanto, se notate, ho 2K d'ossidiana. Come hai fatto a farle così velocemente, signor Barugus Cron? Ma è molto semplice. Ok, intanto la roba sta arrivando. Ho fatto un altro cobblestone framework che produce la nostra ossidiana per questi crucible, che vanno al 300%, perché sotto c'è il pyrodium dust. Se vedete questo glass intorno è perché il pyrodium fa un sacco di fiamme tutto intorno. E guardate qui, questa è un'ossidiana ogni secondo, ta, 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 ta. E questo ciccio è vuoto. Se adesso lo rompo, tipo lo rompo qui, guardate quanto cazzo è veloce la lava ad arrivare. Bam 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 bam. Olè! Perfetto. Allora, andiamo a vedere se è arrivato il maltolto. Oppela. Eccolo qui. Io quasi. Non abbiamo visto i pistoni a farsi. Devo essere molto molto stronzo, effettivamente, perché il pistone è una di quelle cose che dopo la crafting table, dopo la chest, nell'autocrafting ci va, e devo sistemare qui. Non si stava un sacco di cose. Un sacco di cose, guaglione. Allora, facciamo così. Poi, oddio, c'è una shifty che fa rumori strani, ragazzi, attenzione. Senti, è pazzita completamente. Ma, man, parfa. Conduit. Andiamo a prendere questi qui. Speriamo che 3 mi bastino. Forse sì. Magari questa torcina la mettiamo qua. Tanto ci finisce tutto dentro, bellissimo. Dimmi che si attaccano, che erano questi. Yes. Perfetto. Distacchiamo questo. Allora, qui dentro ci sta facendo queste. Quindi, quando queste qui rare saranno 4, potremo fare così. Anzi, no. Sì, vabbè, facciamo così. E le mandiamo direttamente qui. Quindi tutto è ciclico, ragazzi. Tutto è ciclico. La domanda è pure questo, entra? Yes.
Potrei fare effettivamente un altro piccolo filtro per queste cagate che io faccio davvero tantissimo ferro al secondo, quindi non è che mi interessa, e mi occupano tantissimo spazio. Facciamo così, un filtarello, filter, ma guarda come siamo messi, siamo messi bene, e dai, siamo messi benissimissimissimissimissimo. Oppela, ci mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, mi manca qualcosa, mi mancano le gambucce. Mi mancano le gambucce, mi servirebbe un filtro avanzato, eccolo qui, thank you, ma avanzato a chi? Non lo so. Eccole qua le gambozze, molto good, e si tolga lei, mettiamo questo. Oh yes, very well, questo qui c'ha un po' di spazi in plus. E poi se troviamo qualche altra cosa da mandarci, ragazzotti, ce la mandiamo, quindi vai così, vai così. Ci si libera anche questo spazietto qua, ma è meraviglioso. Vabbè, vabbè, è tempo per noi di pasteggiare di cavoli e dire no 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 no. Andiamo a vedere un po' le quest. Io ero intenzionato a fare un deep storage unit, perché magari ci possiamo mettere tutta la cobblestone dentro, ma soprattutto perché ci sblocca quest'area qui interessante dove c'è l'Eviscerator. Ve lo ricordate l'Eviscerator? Dovrebbe essere la tipo uno dei picconi più forti del gioco. Quindi andiamo a vedere come si fa il Deep Storage Unit. Quanto mi sei mancato, ciccio. Ok, non mi manca più, l'odio, fa schifo. No dai, vabbè, seriamente. Con il Dimensional Transcriber oppure con il Vacuum. No, questo qui è Pulsanting. Ah ok, questo è fattibile. Mamma mia. Allora, dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere. Cosa facciamo? Facciamo una cosa che va fatta nel Q&D? Assolutamente no. Cioè, proprio mi rifiuto, come disse il tizio che si butta nel pattume. Andiamo qua giù. Hop hop. Andiamo a fare queste. Che cosa? Posso fare? No, 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 no. Non voglio utilizzare la prima di craft più di quanto io non debba già farlo. E poi facciamo questi. Oh shit. E poi facciamo, mi sa che forse mi, no, mi conviene qui. Scusa. Fermo. No, 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 non usare quella. Usa questa qua. Ok, sì, la chest ce l'abbiamo. Poi usa questo. Poi fai questo è un giro incredibile di Peppe, però alla fine ce la dovremmo avere. E infine dovrebbe avere tutto quanto per fare questo. Oh ragazzi, speriamo. Speriamo che tutto funzioni. Facciamo vediamo un poco. Deep Storage Unit, me ne crafti uno. Ci manca il Pulsanting Iron. Pensavo di averle messe tutte, e invece nope. Mi sa che devo iniziare a fare un pochino di spazio qui, spazio ultima frontiera. Questo che cos'è? È l'Energetic Alloy. Questo è, oh, Conductive Iron. Facciamo il Pulsanting Iron. Secondo me il Pulsanting Iron, Pulsanting, oltre a pulsare, viene fatto con Ender Pearl e ovviamente Iron. Va bene. Iron, per favore, due pezzi, come al solito, ragazzi. Ender Pearl, due pezzi, come al solito. Vediamo se abbiamo il pulsanting. Ma ce l'abbiamo. E quindi ci serve, andiamo a prendere subito di qua, oppe là, una crafting, un crafting module. Bellissimo, che già ci abbiamo sempre stoccati. 64 pezzi a testola. Era questo? Yes. Facciamo così, andiamo qui. Non a questo, ma a quest'altro. Gli diciamo un Ender Pearl e uno di questi mi dà uno di quest'altro. Vediamo un poco. No, Tesseract. Deep Storage Unit. Attenzione, signori. Voglio vedere frotte di oggetti venire. Sì, guardate come parte. È partito un uno di questi, o mi sbaglio? Mi sembra sia arrivato un chip. Eccolo, sì. Sta partendo. Dove va questo chip? Che va a fare? Sono curioso. Va a fare così, Shifty? Sì. A fare. Ah, probabilmente sta
Eccolo, eccolo, 63. Sta facendo, grazie, molto gentile. Molto. Molto gentile. Venga qua, non se ne vada. Venga qua. Sta facendo, eccolo qua, 64, ragazzi. Me l'ha rimpinguata, è meravigliosa sta cosa. Oh, ragazzi, arriva un Deep Storage. Che figo. Quanti ne vuole, oh? Che cos'è Deep Storage Label? Deep Storage Label. Deep... No, aspetta. Deep Storage Label. Sembra si faccia molto facile. Fammele 10. Va bene. Che cacchio è, raga? Scusate, scusate l'ignoranza. Ma che è? Beh. Ma qui sta ancora craftando. Guarda come sta craftando tutte cose. Che sta facendo? È magico. La carta sta facendo. Perché solo? Perché la carta? Io voglio fare queste altre cose. Dai, fai queste. Credo che sia quello che ti fa vedere che cosa c'è all'interno. Mi sbaglio? Oh, eccolo. Eccolo. Sta preparandosi. Ah, sta aspettando il pulsanting dall'altra parte. Vediamo il pulsanting che scatta sulla fascia. Molto lento, se devo essere molto sincero. Tacci sua. Però ne servono altre 5 unità. Entra adesso la sesta. Mortacci vostra. Ma è davvero lentissimo. No, vostra, loro. Fatemi dare un occhio. Qui devo sistemare. Che cos'è questo? Ender. Potrei fare un'altra Tinker per farmi l'Ender Perla. Yes. Ender Fluid. No, li ho finiti. Oh shit. Li ho finiti di nuovo. Questi pure bisogna metterli a craftare perché sono bellissimi. Ender Fluid Antonio Calabro. Bam. Oh yes. Addirittura 160 me ne fai. Ma che bel castello Marco Andiron di Rondello. Forse ho esagerato a farmene 160, però va bene. un drum solo. Vabbè. Noi schifo non le facciamo schifo. Vieni qui. Perfetto. Andiamo di qua. Perfetto, anzi. Andiamo di qua. Andiamo di qui. E entra anche il render Antonio Calabro. Quindi per tutto questo tempo... No. Lui dovrebbe metterlo. Credo dovrebbe metterlo. Dovrebbe accettare fluidi diversi. Quindi anche se qui c'è una cosa... Tipo questa. Dovrebbe crescere di qua. Ragazzi, ancora non vedo il mio Deep Storage. Sono abbastanza incazzato. No, eccolo. Ah, perché ne deve fare di più di queste. Quanti ne devi fare, scusa? Ne devi fare 4. Ah, vabbè, dai, è giusto. È giusto che ci metta tanto. Poi le metterò in maniera tale che, come di qua, ce ne siano 64 sempre. E stiamo a pace. Andiamo a vedere qui se ci ho fatto. Che cos'è quest'altro? Questo è osmium. È osmium, raga. E ragazzotti, è arrivato. Ci ha messo un po', ma ecco qui il Deep Storage Unit. 22 FPS, già c'ho un calo di FPS incredibile. Ci mettiamo dentro, che cacchio ne so, il ferrone. Vediamo un po'. Yes, bello. Bello, mi piace sto coso, mi piace tantissimo. Simple Labels. Davvero, grazie. No, mi piace assai, posso fare direttamente così. Oh, meraviglioso, fantasticissimo. Vediamo se poi... 12 FPS, ma perché? Qual è il tuo problema? Sono tutti questi liquidi che ti danno fastidio? Non credo. Chissà qual è il problema, ragazzi. Chissà qual è il problema. Boh, va là a capire. Allora, abbiamo il nostro... Ce l'avevo, giuro. Giuro, ce l'avevo, perché no? Scusi, adesso me lo prendo. Ma perché quell'altro poi non me l'ha preso? Vabbè, che se ne frega. Compact Giant... No, mi prendo una reward bag. Speriamo in qualcosa di buono. Basic, ragazzi. Basic. Un basic bin. Ma io che colpa ho fatto? Io che colpa ho fatto? Solo cagate. Va bene. Il Mangalloy. Che cazzo è il Mangalloy? Ovviamente metterò tutto in autocrafting. Ah, sì, me lo ricordo. Ragazzi, ci deve essere un modo per farmare questo cazzo di coso, il Rich Slug, al 100%. Ci deve essere, perché... Eccolo qui. E vabbè. Grazie. Sì. Sei un amico. C'è un grande amico in te. Se ci metto quelle cose, grazie che posso farmare al 100%. Dai. Questa cosa mi sconfiffera davvero poco. Poi proprio
Attenzione, ce n'è un altro. No, delusione incredibile da parte di Marcus Crohn, delusione. Ragazzi, devo riflettere per bene. Devo riflettere per benissimo. Cosa cazzo facciamo? Questo mi dà 3. Questo mi dà 2. Quindi è come cuocerlo. Però in più c'è la possibilità di ottenere storage slug. Va bene. E quindi? Ragazzi, ho guardato un po' in giro, sono andato pure un po' su Reddit, ma non c'è un vero e proprio metodo per automatizzarlo. Quindi sto pensando di utilizzare questi ore qua. Anche perché effettivamente di gold ne abbiamo tanto. Eccolo qua, questo gold qui e questo gold qua. Quindi, ragazzotti, temo che dobbiamo fare un induction smelter da tenere lì e rifornirla di sand, non so come. E poi vedremo. Induction smelter. Bambad, bimbidi, e vediamo un po'. Mancano due invar. Non ho messo... Ragazzi, non ho messo l'invar. Non ho messo l'invar in autocrafting. Sono estremamente... Cioè, davvero? Questa cosa è un errore imperdonabile che non può capitare. Marcus Crohn non può capitare, non deve capitare. Mettiamo 4 qui dentro. Molto bene, andiamo a prendere la nostra bellissima crafting Antonio Calabro. Eccola qua, è lei. Andiamo a prendere la tondellina. Qui ci sono due copper gear, non so perché sono rimasti lì, ma va bene lo stesso. Il satellite è quello 1, quindi mettiamo only one. Mettiamo che qui arrivano 4 di queste. 4 ho detto. Guarda come si fa a sbagliare, maledetta. E qui 4 e 1, ok, confermato. E adesso dovremmo poter... Opelà, mettiamo le cosine qui sopra. Mettiamo questo qui sopra. Tac. Dovremmo poter farcela. Oh yes. Ovviamente si andrà a craftare quello. E non so che cazzo è andato a fare lì. Credo mi stia facendo... Un'altra crafting table, non lo so, un'altra crafting module, forse, boh. Vabbè, dovrebbe arrivare in mantinente. Intanto la sand, ecco la sand. La sand, facciamo una cosa tipo sozza, nel senso sand, me ne prendo tanta, la metto dentro un barrel, uno storage drawer. Mettiamolo dentro il deep storage, vai, ce l'abbiamo, prendiamo un hopper. E basta, probabilmente. Ok, dovrebbe esserci, yes. Prendiamo un conduit di elettricità. 1 e ne prendo 64. Va bene, Marcus Crohn, va bene. Ok. E andiamo a prendere le nostre rich slug. Davvero, sta cosa è assurda, eh. È davvero assurda. Mi serve anche un filter. Filter. Allora, qual era il massimo con l'oro slug? Vediamo un po', rich slug. Qui c'è al 5%, 75%, l'ho visto di sfuggita, vado troppo veloce, miei cari. Ah vabbè, col Cinnabar, sì, kit se in culo, magica bula. Non lo vedo, e non c'è, 75 è sempre col Cinnabar qua. Mi sa che, vabbè, il più note un dust, poi è facile di più note un dust così. Però 75 è tanto, vediamo un po' se il Pyroteum me ne fa... Uno stacchino, mi manca il sulfur. No, Tati, mi dispiaci. Eccola Shifty. Ma... Cosa accade, Shifty? Ma, man. Allora, qua sopra dobbiamo mettere il viola. Ci mettiamo l'opperigno. Lo so che l'opper è una cosa un po' antiquata, però fatela bastare. Oppela. Ci mettiamo dentro la nostra sindina. Tac. Ok, va qui. E io qui vado a prendere, vabbè, a questo punto qualsiasi coso, cioè non abbiamo preferenze. Andiamo a prendere i conduit, oppela. Vieni da papà tuo, conduit, vieni da papà tuo. Eccoli qua, e ci buttiamo dentro i cosi a smeltare. Oppela, vediamo un po', ok, sta arrivando lo zinco. Dai, dimmi che ti fai, non si fa. È lento, raga, è lento. No, non voglio morire nel vuoto. È una cosa brutta, penso. No, dai, con lo zinco non funziona. Con lo zinco non funzioni. Dove sei? Mamma mia. Oh, al 15%. E ancora non ce l'ha data mezza. No, vabbè. No, vabbè, sì. Eccolo, 3.
Bello, perfetto, perfetto. Beh, starò qui tipo 20 minuti. O beh, 18, anzi 20. D'accordo, ragazzi, che vi devo dire? A me è un po' meno del culo che non si può automatizzare sta roba. Però facciamocela andare bene. Grazie, Shift, del tuo beso. Besame, besame, Shifty, deserto. Allora, facciamo sto mangalone. Mangaloid, eccolo qua. Mamma mia, c'è pure quella, la versione pure cicciona. Mettiamo questo qui dentro e facciamone 16, se non sbaglio, quindi facciamo 20. Ecco qui che arriva lo steel. 20. E ci dovrebbe fare pling pling pling. Non ce lo fa. Va bene, glielo facciamo fare noi. Eccolo qua. Reward bag good. Altre cose per copiare. Va bene, chi se ne frega della musica. Mangaloi. Allora, da questa parte ci stanno i cluster. Ma da questa parte c'è l'amplified crystallation. Voi sapete che cos'è? Neanche io. In realtà io l'ho fatta una volta questa mod amplified, eccolo qua. Oh mio Dio. Mercury. What? What? No, ragazzi, non posso farla. Devo andare nello spazio. Davvero? Davvero, sono bloccato. Ok, va bene. No, l'importante è saperlo. Allora, qui, per questa, che è la... Non me la ricordo. È la... È l'ultima, giustamente, è la Z. Dobbiamo andare nello spazio. Va bene, ok. Fa niente, fa nientissimo. Perché non mi ha preso il pulverizer? Ah, bastardo. Ce n'ho tanti di pulverizer. Dimmi un po'. Non mi dica che lo vuoi resonant perché ti spacco la testa. No, è una crafting task. Forse per quello. Ma io l'ho fatto. No, non l'ho mai fatto, è vero. L'ho fatto direttamente in autocrafting. Facciamo così e facciamo così. Oh, regà, che ve tengo da di? Dimmi che me lo prendi, che l'ho fatto col crafting qui, vero? È vero che me lo prendi? Speriamo. Vabbè, intanto io prendo due di queste. Poi prendo il pistone, poi prendo questo. Me lo faccio con una crafting table base, dai. Che te devo dire? Se si blocca, sto coso che io vado avanti nelle quest sono uno stronzo. Però ogni volta, sinceramente, di andare a controllare non mi va. Che cazzo è successo? Perché... Ah, sta facendo il frame, giusto? No. Ha già fatto il frame, sta facendo... Ma che cazzo stai facendo, amico bello di casa? Ah no, eccolo, il frame è arrivato nel frammento che ero girato, va bene. E facciamo il pulverizerino, che ve tengo da di. Pulverizer, eccolo qua. Dai. Oh yes. Thank you. No, pure queste, io le ho fatte tutte lì dentro, non le becca. Ma dai, il suo mille non l'ho fatto però. Questa qui è una reward basic, mi aspetta un sacco di merda. Anti-builder Antonio. Va bene. Allora, ragazzotti, io andrei a parare sulla... Non questa, anche se ci stanno cose cicciotte. Lendo pump, perché mi chiede di fare lendo pump? Il floodgate, perché mi chiede di fare il floodgate? Non capisco questa progressione, eh. Ma ce ne ho 32. Ah no, vengono dai reward bag, è vero. Non capisco questa progressione, forse perché dopo mi manda, ecco qui, sì, mi manda nel deep dark e dice se ti fai l'Ender Quarry vai alla grande, mini come uno schifoso. Ma a noi non ci interessa di minare, a noi ci interessa, eccoci qua, lo steel casing della Mechanism, ve lo ricordate? È proprio lui, non c'è un altro modo di descriverlo se non in quella maniera, un dito nel culo. Ragazzi, lo steel casing si fa col frame reinforced e io qui c'ho l'hardened, mi serve quell'altro, mi serve questo qui, il reinforced, che si fa con il signalum gear. Mamma mia, il signalum, va bene. Quindi, signalum me ne dai, dove sei? 8, per favore, grazie. E metteremo in autocrafting la gear. Poi, lo shiny va bene, il pulsanting iron, grazie al cielo, già ce l'abbiamo, shiny. Eccolo qua, gliene prendo sempre 8 perché non si sa mai se ne la vaita. E poi il precedente frame. D'accordo, d'accordo.
D'accordo, d'accordo, d'accordo. Allora, il precedente frame sta qui dentro. Poi, innanzitutto, a me servono gli air compressor, eccoli qui, e del coal, va bene. Ok, poi di qua andiamo a mettere, ci serve sempre due crafting module. Oppela. E andiamo a dirgli a Ciccio che mi deve fare, no, lo deve fare di qua. Mi deve fare la gear di segnalum, ok, ma chi te lo segnalum? Non lo so. Qui dentro va questa, perfetto, stavolta me ne ha presi 4. Oppela ed oppela. Ok, abbiamo la rondella. Con la rondella, oddio, che stai facendo? Che stai facendo? Sto facendo un redstone chipset, giusto, 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 sta... Ragazzi, io ne voglio ancora di più di questi, ma proprio tanti. Però non so come fare. Boh, devo vedere. Allora, dov'è che abbiamo uno spazio libero? Eccolo qui. Patapim, patapem. Ho usato dei filtri, dei cosi? No, non mi sembra. Quindi andiamo a metterci un signalum, 4 shiny, la frame questa e... il pulsanting iron che dovevo richiedere prima. Pulsanting iron. Senti, fammene 2. E poi abbiamo anche l'autocrafting di questo. Quindi l'unica cosa è che dobbiamo riprepararci la pneumaticraft. Bene. Visto che ci stiamo, direi che è venuto il momento di fermare questo scempio della pneumaticraft, ovvero che esplode, fa come gli pare. Questo qui dovrebbe essere un affaretto che ti dice... quanta pressione c'ha il tubo, ok? E che dovrebbe emettere un segnale di redstone, proprio quella la redstone base, base, base. Vieni qua, redstone, facci da un'occhiata. Redstone, eccola qua. In base alla pressione, ad esempio adesso la pressione è 1, abbiamo una power di 1. Io voglio vedere se raggiunge, quando raggiunge 4. No, perché dice pressione 5 bar? Non lo so. Boh, vabbè, sta aumentando? Stavo vendendo piano piano, ragazzi, piano piano, perché c'è questo che è cicciotto e esatto. Voglio vedere poi come funziona il safety module, module, tube module. Dice che rilascia il gas sotto ad alta pressione quando non saprei proprio come tradurlo, sinceramente non ho queste conoscenze. Prevents overpressured, nel senso previene le esplosioni in pratica. Quindi io lo metterei qui. Voglio andare a provare con una leva se funziona oppure no. Poi lo lascio da solo tranquillo a salire. Vediamo un pochino. No, 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 sei stronzo. Sei stronzo, sei stronzo. Sei stronzissimo. Ok, 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 ok. Funziona, funziona, funziona. A me non funzionava perché l'avevo messo sopra e non capivo perché, ma va bene, adesso dovrebbe funzionare. Allora... adesso sta a un segnale di forza 4. Perché? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Io so che voglio arrivare a forza 5. Ah, intanto dovrebbe essere tutto fatto. Quindi andiamo a mettere... andiamo a riprenderci le nostre cose, ovvero... il... bim 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 bim... il frame di livello 2... il signalum... ecco qua, il signalum gear... il nostro amico, a parte che ce n'avevo una, non so dove è finita, eccola. Minchia, che succede, che succede, che succede? Perché non ce la fa a prenderlo? Non ce la fa a prenderlo, ma sul serio? Merda. Lo shiny, ed era 4 pezzi, e poi il vibrant. Non era il vibrant, era enderium crystal, era questo. Perché non me l'ha fatto il pulsanting? Oh, che ci stanno questi tre pezzi, non so perché ci stanno questi tre pezzi qui dentro che mi rompono un pochino il cazzo. Non capisco, signori, non capisco. E tra un 7 e 7, 7 e 7 è giusto. Va bene, mo andiamo, aspettiamo che faccia quello lì, andiamo a controllare di qua. Allora, sta quasi a 4. Io voglio vedere a 4 e qualche cosa, giusto? 4 e qualche cosa, ancora non ci sta. Quanto è la forza? Power 1, power 0. Quindi è
blocco, non si capisce cazzo, un blocco, due blocchi, tre blocchi, quattro blocchi, cinque blocchi, sei blocchi, sette blocchi, otto blocchi, nove blocchi. Quindi è nove blocchi, ok. Quindi io faccio così. Qui ce ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Però a potenza 1 non funziona sto ciccio. Come mai non funzioni? Beh. Oh, mi sta per esplodere. Ma non mi funziona. Minchia. Ma davvero? Ma perché? Dovrebbe essere un attimo intuitivo. Ok, ritorna ad essere 4. Però c'ho paura, mi schioppa tutto, ragazzi. Perché non funziona, ciccia? Forse vuole un blocco davanti, non lo so, proviamo. Proviamo così. Così non funziona. Basta di nuovo 5. No, dai, sul serio. Questa cosa è molto strana, ragazzi. Comunque non perde tanto. Questa cosa è interessante. Se io tolgo invece questi, mi rimane sempre la stessa maledetta pressione. Ecco, questo mi interesserebbe di più. Perché, ehi no, scendi un pochino per favore. Che paura. Mettete, fatelo un po' più grosso sto fregno. Ok. Continuo a salire, ragazzi, ho paura. Questi attimi di terrore. Allora, così dovrebbe funzionare. Ho trovato tutto uno spiegone su come l'Advanced CBP ci potrebbe aiutare, il cane abbaia e tutte cose. Però, sinceramente, chi cazzo se ne frega? Noi adesso abbiamo questo, sta arrivando a 4, diamogli una mano. Ma sto cane davvero è insopportabile. È a Alp, aiuto. Ah no, adesso mi scende, giusto, sono un coglione. Dunque, così sembra funzionare. Cioè, guardate qua. È a 4, qui sta 1. Quindi ci sta, certo che è davvero bruttissimo quel fregnetto. Ok, stiamo a 4, sale, 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 ma ancora no. Tecnicamente dovrebbe illuminarsi a una certa, quando sta a 4 e mezzo, cose del genere. Ci sarà sicuramente una formula magica, una formula matematica, ma non ho capito qual è. E andiamo a rimettere il nostro amico qui, come si chiama? Vabbè, usiamo questo ciccio qui. No, perché ti giri? Ecco, bravo, girati. Ok. Eccolo! Vedete? Sta pissettando via. Certo, è un po' fastidioso, così lo comprendo. Però rimane ferma. Fantastico, rimane su 4 e mezzo. Oh, almeno, senti, facciamo così. Questi li togliamo. Abbiamo la sicurezza che questo qui non ci superi il 5. E questa è già una cosa buona, eh. Allora, vediamo un po'. Non funziona più giustamente. Devo. No, oddio, si toglie così. Com'era che si. Che si settava? Con un shift right click. No, c'era un oggetto. Aia! C'era un oggetto. Meter. Meter qualcosa? Multimetro? Vediamo un po' se era questo. Oddio, c'ho un vuoto di memoria, guys. Eccolo, vediamo. Sì. Allora, 1, 2, 3, 4. 4 blocchi, ragazzotti. 4 blocchi in avanti. Facciamo subito un bel test. In realtà dovrei aver ricevuto. Oh, il pulsante in iron. Perfetto. Dove sto? Dove mi sono diretto? Dove? Mi sono perso un attimo. Ah, eccoci. Salve. Salve, ma certo. Il veleno per Cusco. Eccolo qui. Abbiamo. Minchia. Fascio di luce che rendi tua nonna romantica. Quanti milioni vuoi? 4 milioni di RF. Devo farla altissima. A parte che dopo un po' il raggio finisce. Cioè, non so quant'è il massimo di vicinanza che ci può stare. Vabbè, chi se ne frega. Ok. Perché continua a scendere sto coso? Ah, perché questi continuano a funzionare anche senza il coso, giustamente. Senza il combustibile. Si perdono l'ultima tacca e poi va via. Allora, intanto, mamma mia, il casing. Cioè, io non oso pensare a quante volte mi servirà il casing. Non ci voglio pensare. Steel e black plastic. Ok, steel. Dov'è il mio amico steel? Eccolo qua. La black plastic l'abbiamo fatta in una puntata precedente, quindi eccola qui. In realtà ce ne serve soltanto una.
E poi il frame che stiamo facendo. Lo stiamo facendo. Wow, 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 wow. Io però sono uno stronzo perché questo qui potevo mettere i materiali qui in autocrafting e invece non ci ho messi. O ci ho messi e sono bravissimo? Sono bravissimo. Mi voglio assai bene. Mi ha dato anche... si è detto molto felice. Mo si deve fare tutti questi, raga, incredibile. Mo se li deve fare tutti, poverino. Si deve fare lo chassis. Quindi uno di questi. Poi il frame normale. Il frame questo e il frame quell'altro. A meno che già non ce li abbia dentro, allora sta bene così. Quindi andiamo qui. Togliamo questo. Andiamo a buttare la nostra plastica 4 di steel. O era dark steel? No, era steel, cavolo. Era steel. Dov'è lo steel? È questo qui, il dolce steel nuovo. E il nostro frame avanzato. Poi c'era un ragazzo che mi faceva: ma perché non usi i resonant? Sono più veloci. Perché non uso i resonant? Vediamo un poco. Non sta funzionando. Non mi dire che era dark steel. Non mi dire che era dark steel. Era dark... No, era steel, era steel. E allora, che cos'è che non ti funziona? Black plastic? C'è, ragazzi. No, che succede? È tutto fatto. 4 e 5, va bene. Anche 3 andrebbe bene. No, qual è il tuo problema? No, qual è il tuo problema? Guys, ho molta paura. E questo è giusto. Quello stile... No, non mi dica che non prende quello stile là. Non mi dire che non mi prende quello, ma vuole lo stile suo. A parte che questo stile è un altro stile ancora. Ed è lo stile... della Tinker. Sì. Cosa? Ma io c'ho lo stile da Tinker. Ok, allora, fermi tutti. Ho molta paura comunque. Facciamo così e facciamo... Ok, allora. No, ma non ci credo, ho preso l'electrical steel. Ok, eccolo. Che paura, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Che paura. Steel ingot, eccolo qua. Oh. Olè, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta solo per avere un fottuto casing. Solo per uno. Rendetevi conto. E qui probabilmente c'è... Dove sta? Di qua? Mi perdo. E qui stiamo facendo il prossimo. Però manca qualcosa. Mancano tutti gli altri. Perché non partono? Dove si locano? Ah, eccolo. Non ce lo mette il bastardo perché l'avevo... è vero! Non ce lo mette per quel motivo là. Merda. Merda. E mo come risolviamo questo altro enorme problema? Cioè, voglio morire. Praticamente questo qui mi metterà dentro le cose. Oh, proviamo a toglierlo, non lo so. E mi serve ancora. Mi serve tutto. Vabbè, abbiamo un casing e sono fortissimo. Sono contento, dai. Andiamo a vedere che cosa ci possiamo fare con il casing. La Richman, ma dai, no, ancora roba da pneumaticraft. Porca puttana. Il crusher, ok, con l'energy tablet, roba della redstonic e roba della pneumaticraft. Voglio morire male. Oh mio Dio, che cos'è questo? Credo che sia energia infinita, raga. Non sto scherzando, credo che sia energia infinita. Poi, vabbè. il crusher va bene. Il metallurgic infuser. Metallurgic infuser con il transistor si può fare. Cyan compressed redstonic. Dimmi che ci abbiamo la cyan. No, non ce l'abbiamo. Vabbè, la devo fare, la plastica, la devo fare. Ragazzi, è stato davvero, davvero, davvero incredibilmente difficile. E adesso devo sistemare di conseguenza questo. Devo trovare un modo per fare la plastica in automatico. Qui questo sarà il secondo piano, me lo devo ricordare. Quante cose da fare in così poco tempo. Mamma mia, che storia, che pacchetto, che puntata. Signori, questo è il blocco base della Mechanism e è così difficile da fare. Voglio morire. Ci vediamo, questa è la risata isterica. Ci vediamo alla prossima puntata, ovvero dalle 13 di domani. Bella per voi, ciao.